Allora, Daniele Santarelli finisce 3-0 per Milano qui a gara 2. Era stata difficile gara 1, è stata difficile gara 2. Come vedi però questa partita? Che cosa è venuto meno per voi? Cosa è venuto meno? È difficile dirlo perché oggi non è venuto niente, quindi abbiamo giocato una brutta partita in generale. Siamo partiti subito contratti e nervosi, veramente troppo, facendo un'enorme fatica sia in ricezione che in attacco e soprattutto confusionali su situazioni scontate, semplici anche da parte loro in difesa, andando con difesa con un braccio, stando fuori zona, guardandoci tra di noi. Abbiamo perso il primo set in quel modo, ho provato nel secondo set quando siamo partiti male a dare un pochino di equilibrio con Gennari, ci siamo riusciti per certi aspetti, le abbiamo riprese, abbiamo perso il rush finale punto a punto. Colpa mia che mi sono giocato il check, i due check mi sono giocati prima. Il terzo set speravo in una reazione, non c'è stata per niente, oggi è stata una brutta in moco. Complimenti a Monza per gara 2, adesso queste sono le finali scudetto, quindi sarà una serie lunga, dove saremo entrambe le squadre molto stanche, dove dovremo combattere, dove dovremo dare il 100%, a volte ci riusciremo, a volte no, come oggi. Speriamo di giocare in casa una partita migliore davanti ai nostri tifosi. Qual è l'aspetto di Milano su cui voi dovete lavorare meglio per limitarle? Io credo che oggi loro hanno fatto benissimo in attacco, per certi aspetti Thompson ha fatto un'altra ottima gara, Silla ha fatto una buonissima gara, hanno toccato a muro, hanno difeso tanto, noi dovremmo essere un pochino più intelligenti, soprattutto io sì, mi concentro su di loro, però mi concentro anche tanto su di noi e io devo dire che oggi ho visto una bruttissima imoco a prescindere dalla bellissima prestazione di Monza. Io vorrei qualcosa di più da parte delle mie ragazze. Nei time out richiamavi tantissimo alla pazienza, alla lucidità. È perché le ho viste troppo nervose, troppo confuse, le ho guardate troppe volte guardarsi fra di loro. Io ho visto due o tre bagger di appoggio dall'altra parte del campo, ho visto un rigore di Robin De Cruyff senza muro tirato fuori, ho visto disattenzioni a muro facendo invasioni, due o tre invasioni le abbiamo fatte, anche l'ultimo attacco di Marina tirato fuori senza senso, troppe disattenzioni. Quindi è per quello che devo, io credo che oggi la chiave non fosse tecnica, oggi l'aspetto principale era mentale a mio avviso, e loro dal punto di vista mentale stavano meglio di noi.